Gli ordini professionali hanno bocciato la delibera della giunta comunale che prevede il supporto di consulenze gratuite da parte di professionisti. Lo hanno fatto durante la riunione della commissione controllo alla quale erano stati invitati dal presidente Antonio De Matteis. Questa convocazione non è una battaglia politica, non è l'inizio di una battaglia politica assolutamente, ma è un'azione di merito e io ringrazio per questo i presidenti intervenuti. E sono convinto che questo governo sappia che fare un passo di lato alcune volte vuol dire fare dei passi avanti. La sintesi della posizione degli ordini professionali nell'intervento del presidente dell'Ordine degli Avvocati, Antonio De Mauro. È un intervento che va necessariamente revocato. Nulla osta all'assegnazione, all'attribuzione di un incarico in casi specifici, in casi particolari, adeguatamente motivato, a titolo gratuito, ma è inammissibile che questo criterio di assegnazione diventi il metodo, diventi diciamo, la creazione, dia luogo alla creazione di una lista alla quale attingere per ottenere incarichi, per attribuire incarichi a titolo gratuito, con tutte le conseguenze che ne discendono in ambito di responsabilità, in ambito di rispetto dei principi deontologici, perché poi il campo della valutazione deontologica del professionista che accetta l'incarico a titolo gratuito è tutto un campo aperto nei confronti dei nostri profili disciplinari. Quel provvedimento, a nostro avviso, è gravemente lesivo della dignità dei professionisti intellettuali. Per il consigliere Giovanni Occhineri la delibera è anche contro i giovani, perché solo professionisti affermati e di lungo corso possono permettersi di svolgere un incarico gratuitamente. Per Sergio Della Giorgia, consigliere di Lecce Città Pubblica, si tratta di una decisione mortificante contro la dignità di ogni lavoratore.